Porca miseria, Luna rallenta che ho visto che qua c'è un avvallamento che neanche nei film. Se arrivi forte qua, decolli direttamente. Infatti c'erano un po' di grattate per terra. Se ti distrai un attimo che guardi il paesaggio, senti... E niente, è distrutto il davanti della macchina. Spacchi su tutto. Ciao fans, siamo nel garage privato che ci hanno lasciato, è la mattina del secondo giorno, adesso saltiamo in moto e andiamo a prendere il temporale di stasera. Gioia. Yeah! Moments later. Visetto. Gassem. Apro. Apri. La centesima volta apro. Ciao fans, è la mattina del secondo giorno, Luna levati da in mezzo per favore, grazie. Finalmente siamo riusciti a portare le moto fuori dal garage dopo che abbiamo fatto aprire e chiudere la saracinesca tipo 80 volte. Sì, adesso possiamo andare. Vamos? Sì, vamos al supermercato a comprare da mangiare. Siamo a Salice Dulzio e oggi cercheremo di dire tantissime volte a Luna che ha la freccia accesa. Questa è Luna che deve girare a sinistra? Sinistra? Sì. L'itinerario di oggi lo scoprirete rimanendo sintonizzati su questo canale. Era qua. Prima tappa. Subito benzina? Ma possiamo farla anche in Francia. No, però dai, siamo qua, facciamola. More moments later. È zerato il conto chilometri. Ma non è proprio piena. Comunque sì. Luna Colombo ha la freccia accesa di nuovo. Ciao fans. Stiamo uscendo adesso da... Guarda che stai inquadrando il cielo, le stelle, tutti i pianeti che ci sono lì. Ma non è vero. È dritta. Tra l'altro punta molto all'esterno. Non è pas dritta così. Stiamo uscendo da Salice Dulzio, adesso la prima tappa sarà quella di raggiungere Bardonecchia in statale, da lì fare il Colle della Scala e rientrare in Francia a Briançon. Briançon? Briançon. Sonson. Dato che da qui a Bardonecchia sarà tutta statale, ci vediamo direttamente quando arriviamo a Bardonecchia. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ma Luna, devi dire teletrasporto. Teletrasporto. 1 hour later. Bene fans, siamo arrivati a Bardonecchia. O Bardonecchia, non lo so. Mi sa che Bardonecchia è più alla piemontese. Adesso cerchiamo i cartelli con scritto Colle della Scala. Uno l'abbiamo già visto, ma adesso proseguiremo cercandoli. Ecco, sinistra. Per andare da Salice Dulzio qui abbiamo optato per la pratica statale. Porca miseria, che botta che ci vanno a portiera. Per la statale che corre parallela all'autostrada, che è gratis, a differenza dell'autostrada. Oh, guarda un cane. Oh, ciao! Ci sono 21 gradi, col 43% di umidità, e con la maglia termica sotto si sta bene. Sì. Il cielo per adesso è super azzurro. Sì. Io vado sempre dritto perché non ho più visto cartelli che dicessero il contrario. Ecco, questi palazzoni qua fanno veramente cagare. No, a sinistra. Sì, 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 è vero. Comunque c'è un sacco di sport da fare, un sacco di campi per tutto. Cioè, in confronto da noi non c'è un gatto. È un po' come in Val di Fassa. Sì. Se superiamo l'appunto abbiamo strada libera. Ok. Controllo Moscerini? Non mi pare. Ok. Orco cane,
c'era il dosso. Non l'ho mica visto. Neanch'io. Meno male che era basso. Boh, Luna, sto seguendo la strada principale perché... Ah sì, guarda, Francia, Colle della Scala. Colle della Scala. Minor di fritto. Sì, ma alle 10:20 del mattino. Minchia. A pranzo, topi morti. Finisco la peperonata, arrivo. Che tra l'altro, odore di fritto, ma tipo odore di patatine fritte. Comunque abbiamo il diritto di precedenza. Bene, dovremmo esserci e ci siamo. Luna, ci sei? Ci sono. Lo so che ci sei. Tu non è che ci fai, ci sei proprio. Sì. Lo so. Ho un po' di male all'avambraccio oggi. Male al braccio? All'avambraccio. Ah. Tipo a furia di tirare la frizione. Magari. Può essere. Guarda che bella montagna in fronte. Tra l'altro guarda com'è rossa là in cima. Sì. Tra l'altro, fans, per inquadrarla mi sta venendo una paresi al collo, perché non sembra, ma col peso del casco girare la testa così in alto si sente. Camping è una cosa che odio, proprio il campeggio. No, forse ancora in camper puoi stare abbastanza comodo. No, mi sento soffocare. Ovviamente sei in degli spazi molto ristretti. No, ecco, anche no. Ma poi se devo fare la vacanza e faticare, non la faccio. Sto a casa mia. Ma tutto sto traffico? Ma speriamo che si fermino da qualche parte, perché... Beh, allora, diciamo che come intro al passo sono perplesso. Nel senso che l'asfalto faceva abbastanza schifo fino a 2 metri fa. Qua c'è una diga, lì c'è un lago creato dalla diga. Qua c'è un runner da salita. Ah, siamo già in Francia? Dipartimento delle Alte Alpi. Colle della Scala di qua. Bene, meno male che hanno girato tutti in quel parcheggio. Io direi che accendo la Insta360. Bello farlo in movimento, ma... Ok, non accendi anche quella davanti, che qualche micro SD poi ce l'ho da cambiare. Che schifo. Cosa? C'avevo un po' di nero sulla carena. Pensavo fosse tipo un granellino di qualcosa, invece era grasso. Ecco. L'hai accesa? Sì. L'hai accesa quella davanti? Sì. Andiamo. Ci siamo! Seconda mattina, 10:30, siamo sul primo passo. A noi non piace svegliarci presto, cioè, o meglio, ci siamo svegliati alle 7. Però poi ci piace fare le cose con calma. Sì, beh, avevo messo a svegliare alle 7, ma ci siamo alzati alle 7:40. Vabbè, ho capito, però eravamo svegli. Sì. E quindi, sì, ci siamo alzati quell'ora, poi ora che siamo scesi a far colazione erano le 8:20, poi ora che siamo tornati su, ci siamo preparati, abbiamo preso le moto, abbiamo fatto benzina, abbiamo preso da mangiare per pranzo, e niente, erano le 10. Quindi siamo partiti da Salice Dulso, che erano le 10 spaccate, adesso è 10:30 e siamo sul primo passo. Porco cane, sei arrivata slanciata a fare il tornante. Wow! Dodge Viper del 2002. Porca miseria, Luna, rallenta che ho visto che qua c'è un avvallamento che neanche nei film. Se arrivi forte qua, decolli direttamente. Infatti c'erano un po' di grattate per terra. Se ti distrai un attimo che guardi il paesaggio, senti... E niente, hai distrutto il davanti della macchina. Spacchi su tutto. Sì, ma guarda, ma scusa, ma quelle, le macchine proprio quelle basse? Devono passare in prima proprio piano piano e possibilmente prenderla un po' di traverso, come quando si sale sulla nave, perché sennò gratti. Beh, comunque, l'inizio del passo era molto male, nel senso che l'asfalto sembrava veramente brutto. Però invece salendo, no, è bello.
Considerate che è aperto solo d'estate, quindi comunque d'inverno lasciano qua la neve e non la fanno via, immagino, se non per aprirlo a inizio stagione, quindi non è che si rovina particolarmente. Orca miseria, un altro. Orca miseria. Ma cosa sono quegli avvallamenti lì? Sì, ma metteteci un po' di cemento. Vabbè. O lo scolo dell'acqua. Ho capito. Figa, un torrente. Guarda che c'è un altro. Ma sono lì sulle scale, questo è quello della scala. Ah, dici che è perché sono i gradini? Eh sì. Ah, vedi, vedi. Ciao fans, siamo sulla strada che porta al colle di Galibier e Lauteré. Guardate là davanti. Mega ghiacciaio, bellissimo.